Benvenuti ragazzi in questo nuovo video sul mio canale, io sono Dax678 e benvenuti in un nuovo episodio di Fakre di Primal. Allora ragazzi, come sempre chiedo di iscriverci, piace, commentare, condividere con i nostri amici, attivate la campanella, iscrivetevi al canale che mi sotto in descrizione, rispondete a pressioni sotto oggi. Noi vedete episodio di Fakre Primal e di Watch Dogs. Allora, dicendo questo mi sembrava di essere uno di quelle persone che... di uno di quelle pubblicità della farmacia, di prodotti farmaceutici. Allora, direi di iniziare subito. Allora, difficoltà normale, sottotitoli in italiano, animazione quando frughi no perché dà fastidio. Non so se voglio mettere la modalità sopravvivenza, però mi sembra che con la difficoltà normale va bene già così. Un'aspettata esperienza di sopravvivenza, niente minimappa, esplorazione difficile, le notti sono buie e pericolose, energia limitata, morte permanente, le belve e altro. È meglio fare questo perché non voglio morire, cioè non voglio finire subito la serie, quindi non è Minecraft serie estrema. Quindi avviamo. E niente, penso di lasciarvi alla cutscene se ce n'è una, perché non lo so se ce n'è una. Quindi alla prossima. Masse Hassar, Masse Janas, Palu Mansepa, Winja Duashala, Tusama, Winja Urus Waidash, Gwifa Haplaha, Winjai Damsha. By a guama. Udam, Krauhadan, Yaudan. Isila, Haskapuris. Winjan, Hirakas Kama. Nu, Laukas Guama. Winja Brashtar Balshaiwa Guashar Urus Sanshar Mas Sanshar. Porca miseria, questo gioco è praticamente ambientato nel 10.000 avanti Cristo. Quindi, no, 10.000, non si sapeva ancora come si parlava, la lingua italiana, inglese, robe simili. Si andava a caccia di mammut. Non so cosa stiano dicendo, però vabbè, dettagli. Takar. Ah, ok, ci chiamiamo Takar. Ok, interessante. Così proprio ci ritroviamo in campo di mammut. Incazzati soprattutto. Sono letteralmente incazzati. Bellissimo, comunque, devo dire la verità.
Nuova missione, gente di Mamut, disponibile nella campana di Tensai. La scoperta della transmissione, ok? Ah, ok, non sapevo come ci si abbassava. Questa Mamut lì. Bellissimo, diario di tanto. Prendiamoci di vista questo qua perché sennò ogni volta andiamo a finire male. Mamma Shasta insanguinato, disponibile nella tua scorta dopo aver completato la missione alla ricerca del ninja. Mamma fuai damas, chardubi dashimas, tu ha damas. Ma c'è gente dietro di me? No. Ma. Skin buco tempestoso, applica il tuo buco dopo aver completato la missione visione bestiale di Tensai, lo sciamano. Viaggiano tutti soli senza cibo, uccidiamo molto per mangiare e moriamo. Sì, perché ragazzi, qua quando avevo detto la lingua qui non è molto utilizzata, nel senso o si comunica con i gesti. Oh, eccolo là. Cosa mi dici che dobbiamo tipo inseguire l'elefante lì? Non molto lì. Sì, ma solo inseguire non è che mi serve molto. Ok, ah no, non ce n'è solo uno. Sai che ce ne fossimo solo noi quattro, infatti. Ah, ok, così si mira. Devo prendere su lancia da su. Faccio diventare come Emily! Ti faccio diventare... No, dove vai? Cacchio. Ok, diventa un'altra. Madonna, ho preso in testa. Aia, fa male la testa pure a me. Non so perché. Non ho titolo da... Vabbè, comunque continua a apparire roba che è scaricato col gioco, quindi vado. Prendere il cavolo di lancia e lo metto tutto come Emily. Io sto cercando di uccidere, ma voi cercate di fare qualcosa almeno. È morto? Sì. È morto. Ce l'abbiamo fatta. Ciao ragazzi. Suwon, Blastar. Suwon. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Oh porca miseria. Quello lì mi sa che non ha avuto proprio pietà. Da dire. Perché ci sono altri. Seriamente? Che vuoi? È una situazione un po' di merda. No! Ah, ok. Ho detto mi ha buttato solo a me e lui si sta facendo mangiare da tigre. Porca miseria. Wow. 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 Come inizio, fantastico, devo dire la verità. Mi sta piacendo un casino e ho solo incominciato, ragazzi. Ho solo incominciato. Ma lui è peggio di noi. Lui è proprio malandato. Ma è sciancita da cava. Scandi Winja Rasta. Mamma mia. Comunque devo dire una cosa. Aspetta. Che miseria. Se le prese indegnate. Mamma mia.
Mamma mia, ragazzi, se ne è presi di legnate questo qua che nemmeno la metà basta. Comunque, devo dire una cosa. Non so se avete visto le mani. Ma porca miseria, che cacchio sono? Mani da gigante! Uno shanti, ma tigre più vicino. Sente arma. E niente, lui è morto. No, comunque, scusate un attimo. Devo aumentare un attimo la sensibilità del mouse, perché... Madonna, quanto è lento. Non è riuscito così, così. Perché porca miseria, non si riesce... Oh, là. Ora sì che va già meglio. Voglio arco. E sti cazzi. Cioè, tu ti nutri, ma tu recuperi la vita mangiando, giustamente. Vabbè, lasciando perdere che sul gioco si fanno praticamente di siringhe. Intanto sto trovando il legno. Legno duro, legno di lontano. Ok, quindi ci stanno un sacco di cose da fare, ragazzi. Non sarà facile, questo è poco ma sicuro. Partenza. Ci stanno un sacco di cose da prendere, questo è poco ma sicuro. Sinceramente non so. Allora, cos'è questo? Ah, è per rifornirci di... tipo siringhe, però con... con vari effetti. Non siringhe, come penso io. E niente, noi continuiamo ad andare in giro, però che dobbiamo fare? Aspetta, mettete la cosa io. Ah, ok, così ci si crea, perché non mi dice niente, quindi tipo mi arrangio. Ok, siamo riusciti a creare un arco, uno su due, quindi possiamo migliorarlo. E per migliorarlo ci vuole caverna di Takar, pietra del sud e polvere di pietra del sud. Ok, interessante. Quindi ci sarà un sacco di esplosione, evidentemente. Ah, addirittura ci fai vedere come si fa l'arco. Figo. Boom, si rompe l'arco. E va fino in faccia. Ok, abbiamo 8 frecce. Ora io caccio, voglio cibo, voglio forza. Hai già mangiato? Allora, per cacciare con successo avvicinati lentamente alla preda e premi C per abbassarti. Tieni premuto V per usare la tua vista del cacciatore ed evidenziare gli animali e sci di sangue nelle tue nelle vicinanze. Non avvicinati troppo, alcuni animali scappano se si accorgono della tua presenza. Ne ho appena visto uno. Allora, eccole a uno. Potevo prenderlo meglio, eh. Vabbè, pazienza. Non l'ho ucciso? Cosa ho aperto? Ah no, l'ho ucciso. Infatti sta lì. Ok, sto fatto è come quello di Far Cry. Ovvero che se uccido qualcuno me lo segno come... cioè, se uccido qualche preda, qualche animale, me lo dà come la X. E dimmi che sono riuscito a fare, sono riuscito a ucciderlo. Ok, si riesco a uccidere così la prima volta. Perfetto, coppa la testa. Ah, mi dà pure l'XP alla coppa la testa. Ci sono un parecchie cose, sinceramente, devo dire la verità. Stavolta si può anche uccidere senza utilizzare le... cioè senza preoccuparsi di... devi prendere la... non so, tipo sul Far Cry 4 e Far Cry 3 tu puoi uccidere senza... come posso dirlo? Mi manca ancora altra carne. Allora, qua non mi sembra che ci sia... 4... no? No? Stavo dicendo, per esempio, su Far Cry 4 e Far Cry 3 dovevi utilizzare tipo l'arco o roba che non era arma da fuoco, ma era un'arma tipo primitiva, come si dice, tipo il macete, tipo
le frecce, non quelle ovviamente quelle potenziate tipo arco, tipo le frecce di fuoco, le frecce esplosive per dirvi. Io però devo trovare altre prede, però non ne trovo altre sinceramente. Cioè ne vedo, non ne vedo nessuna. Ma che parole. Ma non ci sono. Nel frattempo noi continuiamo a prendere roba, Cioè io li sento, però non li vedo mai. Ah, eccone alcuni. Posso prendere quello lì? No, forse è meglio non rischiare adesso di prenderlo, ma lo prendiamo tra poco. Ok, comunque l'abbiamo visto. E la visione della... la visione del cacciatore dura pochissimo, purtroppo. Non mi sarebbe dispiaciuto per niente. Ok, li vedo. Tra poco morirà per il dissanguamento, quindi riusciremo a prenderci. Perfetto, l'abbiamo preso. Continuiamo a prenderci ovviamente la roba. Le risorse non mancano mai. Non devono mai mancare, più non che non mancano mai. Perfetto, ecco qua. Notte arriva, devo trovare riparo. Comunque, stavo dicendo che qua la lingua italiana, lingua italiana, lingua francese, inglese, non era ancora stata inventata. Ce n'era solo un'unica lingua. Poche parole. Qua accendiamo. Accendi fuoco. Mi serve solo un legno duro, quindi buono. Cioè, addirittura ti fa anche tipo l'istruzione su come accendere il fuoco. È diventato un tutorial sulla sopravvivenza, in poche parole. Ok, ci siamo. Giusto che sia, sì. Già a quei tempi ci stavano le varie tipi di creazioni. Per esempio quella Winja, quella... quella Winja. sentirò buio. Apri il menu per forgiare una clava. E anche qua ovviamente ci sta le varie clave. Mi sembra giusto, no? Per rompere le palle. Scherzo. Ok. Non ti crederò mai nella vita che una clava mi uscirà in questo modo. Però vabbè, se certo ti piacesse, sarebbe troppo bello. Incendia la tua clava per ottenere una torcia. Ok, interessante. Segui le tracce in window e ti viene premuto per la vista del cacciatore. La torcia può bruciare piante. Ah, interessante. Queste ce le teniamo per conto. Ci segna anche le cose che si può bruciare, quindi buono. Almeno sappiamo che cosa dobbiamo fare. Allora, ah, ecco qua come si vede. Come si vedono le tigri, non le tracce, stavo per dire. Allora, l'impronte continua a portare di qua, che poi non sono sangue ma impronte. Che bello che me le fa vedere con la vista del cacciatore, però normalmente no, strano. Qua si scende? Sì. Non so perché mi viene in mente preso pesi questa cosa. Fruga. Combattimento qui, impronte scappano da fuoco. Nel frattempo ovviamente continuiamo a prenderci le risorse, che non bastano mai in sto gioco. Allora, adesso porto da quella parte. Che bello, non so, ma c'ho tipo l'impressione che tipo a un certo punto si spegne il fuoco per l'usura del... come si chiama?
l'usura della torcia. A un certo punto si spegne e si rompe una clava, se non sbaglio. Sembra che funzioni così, a quanto pare. Lupi, spavento belve con fuoco. Se trovi una belva. Mi sa di averne vista una da quella parte, mi sa. Vabbè, per adesso non ci interessa. Ah, c'è un lupo veramente. O è un lupo, vuoi pure... No, è un lupo. Però faccio così. Ah, li posso anche colpire così? Easy? Stai dicendo? Vabbè, nel dubbio li continuo a colpire. Nel dubbio. Osso. Abbiamo trovato 4 ossa, grasso animale. Nel dubbio, abbiamo ammazzato un lupo. Nel dubbio. Ce ne sta uno da questa parte. Ammazzo tutti così, ma ce lo vediamo. Oh, merda. Questo non era previsto, ragazzi. Sembra di aver visto qualcosa qui. Qualcosa c'è. Porta da quella parte. Quindi dopo devo dare sconto. Però voglio continuare a dare la caccia a quei lupi. Che io ne avevo visti alcuni. Mi sa che sono andati da quella parte. Mi sa proprio di sì. Sì, si vedono. Che figata, si vedono anche le luci. Le luci. Gli occhi quando tipo gli rifletti addosso la luce, si vedono gli occhi. È figata. Non è figa sta cosa. Secondo me ci sta benissimo. Poi è una mia opinione. Bravo lupo, continua a portarci verso la strada. Vedete? Cioè, se tu gli rifletti la luce, si illuminano gli occhi. È come nella realtà in poche parole. Nel dubbio gli do un'altra bastonata anche se è morto. Ok, dobbiamo andare da questa parte. Sali. È molto figo questo fatto. Lo sapevo io, come immaginavo. In poche parole, quando si fa... Dopo un certo tot di tempo si brucia tutta la clava. Mi sembra normale, giustamente. Per rompere le palle ci sono apposta. Allora, noi continuiamo ad andare avanti in dubbio. C'è ancora calda, quindi vicino. Qua c'è un po' di sangue però. E sta cosa non mi piace. Nell'acqua! Ma stai scherzando? Che rimane anche l'effetto del... l'effetto della bruciatura sul coso. Sarebbe una figata pazzesca, raga. Eh sì, rimane anche l'effetto. Bellissimo. Rimane anche la scena che... la parte bruciata. Bello. Questa cosa, secondo me, ci sta benissimo. Non so cosa stia succedendo, però è meglio che ci muoviamo. Mi sa che sta arrivando la tigre. No, è Guinja. O è Guinja o qualcun altro. Con la Q. Possiamo anche incendiarlo così? Veramente? Dico. Non è che si può per caso anche spegnere? Ok, no, perché sinceramente non mi servirebbe adesso. Visto che c'ho anche la vista del cacciatore. Uno. Due. Ci ritroviamo in mezzo all'acqua, quindi non è il massimo. Ok, le tracce portano da questa parte. Vabbè, l'abbiamo anche visto, quindi non è inutile che guardiamo le tracce. Vediamo già dov'è. Sta diventando sempre più buio e questa cosa non mi piace. Segui le tracce di Winja, tieni premuto V per la vista del cacciatore. Sì, lo so, senza che tengo premuto V. Basta che premo semplicemente, è finita. Ok, saliamo. Tanto vale che... Ah. Wow. Così. Ok. Cioè, ok, è un corno, però vabbè. Allora, porta da questa parte e va verso di qua. Non ti
continuiamo a proseguire allora. Allora, qua va, eh? E si spegne di nuovo il coso. Che palle. E per caso c'è qualcosa qua sotto? No, eh? Non so mai. Lascia anche altre tracce. Prendo più, continua. Oh! No, ti prego, non dire che ha ammazzato i Gwynja. Porca miseria. Vediamo un attimo dove va, perché so mai che a dove sto andando io. Oh, ah no, c'è un altro. C'è un altro, meno male. Allora dirigiamoci subito di lei e avvisiamole che c'è una casa di tigre dietro. Andiamo. Io nel frattempo mi silenzio, quindi ci vediamo tra pochino. Sì? Buono. Ah no, aspetta, ancora è finita, scusate. Tigri Chawasu, Tii Bayamartis. Tigri Udam Daf. Udam Shaus. Dausam. Utakar Ulimwan. Ku Aikagwashta. Mi Kawa. Ahatra. Guama. Guama. Allora, evidentemente ci stanno altre fazioni tipo Udam. Perché ci ha raccolto le orecchie, che schifo. Questa te la poteva anche risparmiare quella parola. Però vabbè. Ancora devi finire, quindi ho troppo. Adò. Udam Shajan. Winja Damsha. Uguijara. Udam. Pai Huinja Uguana.
Guasha. Santamsha. Orroso. Tigri dancia dubu. Sakui. Ai. Walta lauba akista. Mi barra. Va bene ragazzi, la prossima parte la porterò nel prossimo episodio, quindi Walta lauba waida. Hatigri walni yaka. Trauman happy. Walta laiba waidata. Adesso stai zitta però. Questa ferita, cioè ferite profonde, la prossima la porterò la prossima volta, quindi iscrivetevi al canale, lasciate piace, commentate, condividete con i vostri amici, attivate la campanella, iscrivetevi anche al mio sito in descrizione, rispondete per scene sondaggi, non perdete episodi Far Cry 4 di Far Cry Primal e di Watch Dogs, e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi, ciao! Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever...